Ciao a tutti, oggi prepareremo il panettone al cioccolato. Per la biga ci serviranno acqua, lievito di birra e farina 00. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il lievito e l'acqua. Azioniamo il bimby per 2 minuti a 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo 00 e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. Trasferiamo in un contenitore, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per 8 ore in forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione, la biga è pronta. Adesso proseguiremo a preparare il primo impasto. Per il primo impasto ci serviranno i seguenti ingredienti: una biga, acqua, lievito, farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, tuorli e zucchero. Iniziamo mettendo all'interno del boccale il lievito di birra, l'acqua. Azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la biga. Farina manitoba, la farina di tipo 00, i tuorli, e lo zucchero. Facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. Lasciamo lievitare il primo impasto all'interno del boccale sino a quando il volume non si sarà triplicato, chiudendo con il coperchio e il misurino. Trascorso il tempo, il primo impasto è ben lievitato, adesso procederemo a preparare il secondo impasto. Gli ingredienti che ci serviranno per il secondo impasto sono burro, sale, scorza d'arancia, vanillina, tuorli, uova, farina manitoba, farina 00, zucchero, miele, gocce di cioccolato. Aroma di panettone e aroma di mandorla. Procediamo con la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale i tuorli. Le uova. La farina 00, la farina manitoba, lo zucchero, la vanillina, la scorza d'arancia. Il sale, il miele, aroma di mandorla,
e l'aroma di panettone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo impastare per 6 minuti a velocità spiga. Adesso proseguiremo a far impastare il bimbi, quindi chiudiamo con il coperchio, stavolta senza il misurino, e mentre che il bimbi impasterà, metteremo il burro dal foro del coperchio. Quindi facciamo impastare il bimbi per 5 minuti a velocità spiga. A questo punto aggiungeremo dal foro del coperchio mentre il bimbi sta impastando le gocce di cioccolato. Quindi azioniamo il bimbi per 1 minuto a velocità spiga e man mano andiamo a mettere le gocce di cioccolato. Trasferiamo il secondo impasto in una ciotola che abbiamo precedentemente infarinato, copriamolo con un canovaccio e lasciamolo lievitare per un'ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il nostro impasto, che adesso lo trasferiremo in uno stampo per panettone da 1 kg, lo posizioneremo su una griglia da forno e lo lasceremo lievitare all'interno del forno spento e chiuso sino a quando non avrà raggiunto il bordo. Trascorso il tempo, il panettone è ben lievitato, mi raccomando non toccatelo dall'involucro, ma prendetelo sempre con una griglia da forno per evitare che si possa sgonfiare. Adesso lo cuoceremo in forno preriscaldato a 180 gradi nella parte bassa del forno, coperto con un foglio di carta da forno. Il panettone è cotto. Lasciamolo raffreddare capovolto sottosopra in sospensione. Il panettone si è raffreddato del tutto, adesso procederemo a preparare la glassa. Mettiamo momentaneamente da parte il panettone. Per la glassa ci serviranno panna fresca, sciroppo di glucosio e cioccolato fondente. Versiamo all'interno del boccale la panna. E lo sciroppo di glucosio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il cioccolato fondente che abbiamo fatto a pezzetti e facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 2. La glassa è pronta. Lasciamola leggermente intiepidire prima di versarla sul panettone freddo. Abbiamo ripreso il panettone, adesso versiamo la glassa sopra. Lo Adesso con l'aiuto di una spatola sistemiamo la glassa. Adesso completiamo decorando con le godette di cioccolato.
questo punto trasferiamo su un piatto da portata e serviamo. Panettone al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.